Allora, che cazzo di ricetta è questa oggi? La cosa con la col tonno. Taglio lì col Tagliatelle tonno, o le taglio io. chitarrine? Chitarrina. Tagliatelle Chitarrina, come o chitarrine? sembra? Chitarrine le facciamo? La chitarra. Ah, Se vuoi tagliatelle, faccio tagliatelle, ma che mi importa a me? Secondo come le taglio? ok. Taglio telline. Facciamo le chitarrine. Le tagliatelline fine, dai, no, no, chitarrina. Tagliatelle, Tagliatelle tagliatelle. fine, sottili. Grazie mille, Chris! Chris di 28 mesi! Grazie mille, bellissimo, grazie! Allora, ciao a tutti ragazzi, bentornati e ben ritrovati in questo nuovo video di Matteo Kessi. Oggi siamo qui insieme al grandissimo chef Enrico. No, Enri? Sì. Mamma mia, se non lo conoscete, non lo so. Vabbè, chi sei? Io sono Enrico, Torrisi Enrico? Enrico, il cuoco. Cuoco, Enrico Cuoco, che praticamente lavora nelle cucine da quanti anni, Enri? 60 anni. 60 anni che lavora nelle cucine e oggi facciamo un piatto della cucina italiana, bello preciso, ovvero Base di pesce. le tagliatelle col tonno. Tagliatelle col tonno. Il tonno, ragazzi, si può prendere sia quello in scatola, no? E quello E fresco. quello fresco. Ma Però è oggi. chiaro che hanno due sapori diversi, perché quello Ah, fresco due c'ha. sapori diversi Eh sì, c'hanno? Ma cioè. pure quello all'olio? Quello all'olio, no, quello all'olio è diverso, quello è trattato, è già stagionato. Questo invece è fresco, ragazzi. Quello naturale è diverso da questo? Quello sott'olio è diverso il sapore. Quello naturale Quello invece? naturale è buono, però ecco, c'ha un sapore diverso, però è Ah, molto diverso. eccellente, eccellente. Buono, buono. Vabbè, comunque, oggi gli ho detto Enrico, Enrico, voglio fare la pasta col tonno. Ho detto, è impossibile che non esista una ricetta con la pasta col tonno che Ma non se si può può fare col fare. tonno, con le alici, Tutto si con può le fare, tutto. sarde, con i calamari, con i gamberetti, con tutto si può fare. Tutto, tutto oggi si può mettere dentro. Tutto quanto. E quindi niente, oggi siamo qui Ok, con cosa la facciamo sta ricetta, Ri? Col Stasera? tonno, col tonno. Tonno? Tonno? No, nel senso con cosa lo accompagni il tonno? Con la pasta, La pasta? con la pasta, Sì, qua, com'è? allora vediamo qua. Le Vari ingredienti, acciughe ci sì, abbiamo. acciughe, capperi, maggiorana, origano, olive Acciughe, belle precise, eccole qua, eccole. salate, Non si vede, vabbè, comunque. sì, Acciughe presente. salate, poi abbiamo le olive nere, abbiamo i Capri, capperi che l'Amberjack non ha mai provato in vita sua. Ti piacciono i capperi? Vieni qua, l'Amberjack, vieni, vieni. Oggi abbiamo pure un fan. No, non mi fa impazzire. Porco no. Più che altro è forte. Appunto. Toh, vieni qua, toh. Annusa. C'è un No, giù le sapore. mani. Annusa. Annusa. Devo filare? Annusa. Ma che cazzo è sto? Che. Aspetta un attimo. Ma che è sta puzza di merda? Ti piace? No, Toh, per prendi c'è niente. un No, per altro. niente. Ah, a proposito, ti ricordi lo profumo di figa che mi ci ficcavo dentro un Ah, naso? sì. Sono tornato a casa, mi sono abbracciato a mia madre. Perché sono mammone io. Ha Oddio. detto, che cazzo è sta puzza? Che cazzo si è fatto? Per Ah, sì. fargli capire che non sono andato a Vieni qua, donne. annusa ancora un po', No, dai. fermate. Annusa ancora un po', dai. Annusa, annusa un po', un po'. Un pochetto, annusa, annusa. E io, il fecchio c'è un naso, io! Porco. Io, il fecchio c'è un naso dentro, porca troia. No, ti piace? Com'è? È Una buono, dai. merda! Dai, d'ora in poi mangerai solo capperi, te lo dico io. Allora, capperi belli precisi. Cioè. Mi sono spirato l'olio degli capperi. Dai, che buono! Ma quando mai? È buono, no? Ti piacciono i capperi lì? No, che mi Ah. do. È una madonna. Comunque, a parte tutto, ragazzi. Mamma mia, qua secco proprio. Ti La tua piacciono, secco eh? proprio così, mamma Mi piace mia. col tonno. Oh, no, madonna. Un panino fresco. Sì? Tonno e panino, sì. E quindi niente, Poi ci sono varie spezie. Qua ci abbiamo la maggiorana, l'origano, il pepe, ci abbiamo l'aglio, Le le alici, uova. Ci sta un po' di tutto, ci sta. le olive nere, poi. E Esatto, un po' di tutto ci abbiamo qua, un po' di tutto. qui abbiamo la farina con l'uovo,
per fare le tagliatelle, perché le tagliatelle non le compriamo, assolutamente no, mai, perché qua c'è sta Enrico che le fa tutto a mano, Enrico è bravo, è proprio forte in quello, e quindi niente, oggi iniziamo a dare tagliatelle. Yeah. Le tagliatelle by Enrico Chef. Abbiamo messo un po' di farina, quanta farina più o meno? Circa 300 grammi. 300 grammi. Un po' d'olio, perché il segreto del trigo è mettere l'olio, no? Ci metti l'olio, tu Enrico, no? Sì, ci rimane la pasta più bella, più liscia. La pasta più bella e più liscia. La particolarità del rigo, sapete qual è la particolarità del rigo? No, non è rudato. La particolarità del rigo, ragazzi, è che fa tutto a occhio. Io non so come fai, Enrico, veramente. Tutto. È mai successo che non ti è scappata una ricetta? Mai in vita mia. Mai. Manco una volta, dici, che ne so, magari... Sempre, uscita sempre. Sempre. Guarda là che manualità. Quindi tu ci metti le uova, non le fai andare fuori. De fuori no. Prendi la farina, quella intorno. Precise. Un buon tarocco. Un tarocco? Prego, preciso. Ecco. Enrico c'ha una manualità veramente della Madonna. Vero, Lumberjack? No, non sarei neanche capace di farlo. Ma è impossibile. No, ma non mi fa del rigo, me la sogno. No, veramente. Omaggi, niente comandi vocali in chat, ragazzi. Guarda là, Harry, guarda là che bella robetta che fa. Tutto tagliato, bello preciso. Ah, eccoli. Che? Se chiama Riete, perché se lo sbatti non si rompe. Però l'hai rotto. Che? Eccolo Ri. La manualità di Enrico è qualcosa di micidiale, veramente. Ascolterei sto rumore mentre cucina Enrico, anche così in ASMR. Madonna Enrico, quando andrai sulla casa di riposo come faccio io? No, non ci mette per carità, eh. Vabbè, prima o poi dovrà succedere. Allora, dovete capire, no, prima o poi dovrà succedere, ma sempre mai. Però ricordate, finché mi si muovono le gambe e le mani... E te funziona il pisello? E funziona il cervello. Ah, il cervello? No, il pisello non me ne frega niente. Il cervello, la casa di riposo, niente. Mai, non esiste. Mamma mia. Però Harry, ancora ci pensi? Ah, che la casa di riposo? No. Ah, c'è già penso. Ogni tanto c'è qualche appuntamento. Sì. Ah, l'ultima volta che ci sei andato? Un mese fa, un mese e mezzo. Ah. Però mi chiama. Ah, ti chiama? Ti cerca. Ciao Rico. Quando venire tu? E io venire quando potevi. Ma tu gli porti mai regalini a... No. No? Scatoletta di cioccolatini. Le caramelle. Mamma mia, Enrico, poi il bello di Enrico è che fa tutti i regali. Enrico non so come fa, guarda, è una cosa incredibile. Intanto se vuoi ottenere qualcosa devi sempre... Devi sempre? Devi essere sempre cortese. Per forza Enrico, dai. Cortese, gentile, ospitale. Qual è l'ultima ricetta che siamo fatto qua sul canale mio, Enrico? Mica mi ricordo di essere giro. I vinci sgrassi. Vinci sgrassi, Come so, come erano, Enrico? E manca la pasta, anche la pasta che hai fatto tu, la pasta, quello dolce. Ah, quello, sì, gli ho fatto provare il... Casadiello? Come si chiama? Il casadiello. Enrico, uomo d'altri tempi, una madonna. Ieri era la festa delle donne, Enrico. No, quando era? L'altro ieri. Dove sei stato, Enrico? Alla festa casa, delle donne. A casa, dentro il letto. Ma come dentro il letto a casa? Tutto il giorno. Quanto sei annoiato? No. Io mi metto sul letto, dormo. Sento, e poi? C'ho il telefonino vicino. Chiami le donne? No. No? E che chiamo?
Io ti devo installare OnlyFans. Che sarebbe? È un'applicazione dopo. È difficile? No, no, è semplicissimo, Re. Basta che paghi. Non c'è problema. Costa 15 euro a ragazza. A me ne basta una. Ma per, non è che per un giorno. Eh? Non è per un giorno solo. No, per un mese. Tu mi fai essere curioso adesso. Sì? Eh? Dai, dopo ne parliamo off live. Allora, una bella Bambi M Bam. Che cazzo stai dicendo? Grazie Draganita, comunque, grazie mille, bellissimo, grazie. Mamma mia, senti che bel rumore. Poi questo qua è il rumore, quello mio preferito, Ri. Questo qua è il rumore mio preferito? Sì. Sì. Quando giri la pasta, quando gli fai fare quel rumore. E la cosa importante, Ri, quello che avevi detto anche l'altra volta, che la pasta deve essere lavorata veloce, non veloce, lenta. Per forza. Perché se tu la fai lenta, 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 poi dopo ci vuole. Dopo si secca, ha detto. È vero? Si secca, dopo non viene più bene. Esatto. Prendo quella che tira? Quella no, che gira? No, perché non faccio le. Ma c'abbiamo pure quello che taglia dopo, in automatico. Le tagliatelle? Vabbè, se gliela fai a mano. Faccio a mano. Mamma mia. Ma quanto ti piace fa sta roba, Ri? Se non mi piaceva non lo facevo. Ma c'è qualcosa che non ti piace fare in cucina proprio che dici no? Non esiste. Tiramisù. No, no, quello non lo faccio. Il tiramisù non lo fa. Perché non lo fai, no, il tiramisù? Mi fa vomitare proprio. Perché? Forte di me. Ma nemmeno per altri? Per altri sì, però me devo far coraggio. Un po' secchetta la pasta, che dici? No, meglio. Asciuga prima. Come mai è così, Harry? Non è proprio liscia liscia? Adesso la liscio io. Ma perché dici, non lo so, troppa farina ci hai messo? No, perché è dura. L'ho fatta più dura. Perché più dura? Perché viene più buona ai tagliatelli. Sì, più dura e più vengono buone? Sì. Ma bisogna lavorare l'amboto però. No, ecco, questa fra 5 minuti è pronta. 5 minuti, lavorare 5 minuti non è facile, Harry. Quando ne si fatte le tagliatelle a mano? A migliaia di ove. Migliaia? Tu considera che a Sarnano 6 anni ne facevo 40 ove al giorno. 40 ove? Che c'era i tedeschi, gli americani. Madonna. Allora, ti lascio un attimo con l'amberjack, vado a farmi un caffè al volo. Sì. Come va, Harry? Bene. Procede bene? Ah, come no. Eccomi. Mamma mia, c'ho ancora l'odore dei cappe dentro il naso, porco demonio. Lo senti un attimo, Harry? No, dai, non è tanto secca, dai. No, non è. No? Ciao ragazzi, come state? Passato bene la domenica? Ma oggi che è domenica? Oggi no. È domenica, sì, oggi è domenica. Pensa un po'. Bene, meglio così, Frange, meglio così. Senti un po', ma il tonno qua dietro come lo vuoi fare? Tritato, a cubetti? Tritato? Finisce. Ho capito. Che tonno rimane duro, Non già che sia... Ah, rimane duro, dici? Sì, nel senso che è un pesce... Io proprio nella cucina so proprio una sega, proprio in una maniera incredibile. Non cioè, c'ha... Già tanto se riesco a fare un piatto di pasta, già tanto. Già tanto. È difficile, mi dimentico lo sale sull'acqua, non so che cazzo fa con...
Cioè, se mi dai il ragù pronto, a posto, lo ficco sulla pasta, a posto. Anche se mi sono dimenticato lo sale, lo ficco un attimo a secco, ma un po' a merda, diciamo, un po' a cazzo. Oggi non c'è, ragazzi, Vincenzo, non c'è. Vabbè, Morena, che gli devi fare? Vabbè, Kevin, non lo conosci, Chi è? No, è un ragazzo che sta qui in chat. Mua, fiore. No, questa sera non c'è sta, ragazzi. Ti ho salutato. Ciao, Kevin. Ciao. Contento ora? Io non gliela farei a fare una cosa del genere, comunque. Non gliela farei proprio. Dimmi, che ti serve? No, levami quello pezzo di carta che ci metto la pasta adesso qui. Io proprio non gliela farei proprio a fare una roba del genere. Non so come fai. Mi sa che c'è un buco, come pare l'avevi visto? Ah, niente. Niente, è posto. Tanto lo tagli dopo, me ne frega a me. No, allora, il mio nome nasce... Allora, io mi chiamo Leonardo. Però io alle medie, ragazzi, giocavo principalmente a Clash Royale quando... ai tempi... ti casco Mattarello? Niente. Giocavo ai tempi a Clash Royale. Siccome la mia carta preferita era il boscaiolo e in inglese si chiama Lumberjack, il mio cognome inizia con Lumber... Fatto l'insieme. Dimmi, che ti serve? Questo. Tagli direttamente a mano? Ho capito. Geniale, sei un genio. C'è solamente da imparare. Lo so che sono un genio. Sì, vedi, completamente tagliato, vedi? Ciao, Santi. Io con sta panza costo al minimo 6-7. E che? Forse, Franci, devo vedere, ma molto probabilmente. Giacomo Lambertini, e chi dovrebbe essere, scusa? Quello che non già i quadrini. Vabbè, Santi, io pure ho fatto l'ultrapianto dopo, prima di Matteo, un mese prima. È un po' in crescita, io ce l'ho un po' di più perché l'ho fatto prima di Matteo. Come stai, Santi? Tu procedi proprio diretto, spedito. Lollo, vaffanculo. Non so chi tu sia, ma non so. Non preferisco non dirlo, Sly, non per cattiveria. Ma chi dovresti essere? Cioè, come fai a saperlo, scusa? Chi dovresti essere? Cioè, io conosco un Lollo, ma non so se sei veramente te. Che è? Non piscia, Dio padre! Chi è che non piscia? Non riesce. Non riesce a fare pipì? No, la macchinetta di un caffè si è rotta, non lo so. Non piscia l'acqua, no, guarda lì. Su doppio strato, guarda. Guarda quando ne è poco. Si vede che non c'è l'acqua dentro? No, già sofficcata. Filtri tappati, può essere? Può essere. Forse Luca Alcare su... Mamma mia, senti che puzza, Dio. Mi sa che Luca Alcare, sai, dovresti fare un lavaggio della macchinetta. Senti un po' che puzza. Lo si sente da qua? Okay. È buono? Sì. C'è un odore strano, però. Porca. Sì, c'ha un odore un po' strano, effettivamente. Almeno è buono? È forte. Senza zucchero? Sì, lui è naturale proprio, senza io zucchero. Io naturale. Ammazza Enrico, quanto è bella. Sì, che bella roba proprio. C'aveva un buco, l'ha riempito, non so come ha fatto. Piccolo off topic, vieni qua. Piccolo off topic. Allora, Lumberjack si è sottoposto al trapianto dei capelli. Fa un po' vedere come stanno a venire. Vabbè, qua ce n'è un po' di più, qua un po' più cresciuti di più, qua devo ancora aspettare un pochetto. Però qua è... Ma tu com'eri prima? Proprio sopra? Io c'avevo... Qua, c'avevi i capelli qua davanti? No, io ero come sta qua dietro. Come? Come, siccome sta parte qua ancora la devo fare, perché c'ho pochi bulbi io dietro, la parte principale è questa qua davanti che mi ha fatto, qua dietro non ci ha messo niente. Quindi qua è come ero prima. Va bene. Allora, qua è come eri prima. Sì. E qua come sei adesso. Esatto.
No, no, si vede. Sì, sì, no, il cambiamento, cioè, si vede. Vede il taglio proprio completo del... del anche adesso a me vedi qua mi sta venendo sì sì si vede infatti, i primi peretti, vedi? Infatti l'altro giorno vedevo che ti stava a crescere i primi peretti duri mi sta venendo fuori tipo barba stile barba ecco questi dovranno ricadere di nuovo e poi ricrescono secondo loro e altra cosa questi qua che vi ho fatto vedere adesso tutti quanti trapiantati quelli tutti quanti nuovi tra virgolette nuovi sì. Quelli che c'è dietro. Dove sta Harry? La ficcata qua dietro. Già fatta? Sì. Fammela vedere. Cazzo, io pensavo che dovevi lavorare un po' di più. No, no, la devo lavorare di meno perché questa è se... Posso pigliare la cucina? Spaghettini, no, cazzo. no, ti aspetta. È perché la volevo far vedere in live. Ah, beh, eccola. Vieni fai, farla vedere? Vieni. Guardala in live un attimo lì su. Ok, eccola qua, ragazzi. La pasta pronta, bella precisa. E vengono fuori tipo spaghettini. Esatto. Quindi come si fa a vedere come si fa a vedere quando è pronta la pasta, Ri? Quando è pronta quando è lavorata bene e quando finisce a lavorare è allargata più. Queste sono due uova, non so tre uova. Tre ne hai messi tre. Tre no. Tre. Vabbè. Però l'ho fatta più spessa perché devono venire tipo spaghettini. Tipo spaghettini, altrimenti si potrebbe lavorare pure un po' di più? Sì. Beh, qua è umida ancora questa. No, questa adesso si deve asciugare un pochino. Ah, è per questo che prima abbiamo fatto la pasta, poi... prima la pasta sempre. Prima la pasta, poi il sugo. Va bene, eccola. Ora la mette da sopra il grande maestro qua. E questa è ecco. Circa 700 grammi di roba, Sì? Sì, perché... ma la pasta all'uovo ne prende di più, ne mangi, capito? Non è come pasta certo, normale. Sì, certo. Bella, ti piace? Soddisfatto come è venuta fuori? Ma come no? Soddisfatto io. Se no la buttiamo il Ri. Ci avevo pensato. Se no l'ha avuto il Ri, l'ha avuto via, qua, dammi un po'. No, per carità, fermo un porco Dina. Se no il Ri c'ho la pasta. Vado a comprare dai, le tagliatelle un attimo al volo qua. Dai, ho la pasta già pronta, dai. E dove la trovi? La pasta pronta adesso. A Montecivetro. E qua al supermercato. Ci trovi tanto qui. Sì. Batti sta sempre aperto il supermercato qui. Sì, ma tu butti. Ah, la carta che poi porco io. Adesso prendiamo la tavola. Sì. La tavola quale? Questa qui. Oh, sì. Adesso. Viene la parte più bella. Perché finora abbiamo visto come si fa le tagliatelle. Le tagliatelle adesso, tutti le sanno fare. Vedete il sugo adesso? Esatto, tutte le tagliatelle le sanno fare. Ma adesso il sughetto. Allora, tu prendi intanto una pentola. Sì, un attimo, metti più qua la cosa perché. Sì, perché io non vedo. Eccoci. Sì. Allora, una bella padella. Vediamo qua. Eccola qua. Bella precisa, eccola. Va bene? Sì. Più grossa? No, va bene questa. Ti serve pure quest'altra? No, ma preferisco quella, va. Pure questa dici? Sì, questa. Tutta una? Sì, tutta una. Ok. Io adesso sono curioso perché io il tonno non l'ho mai visto. Adesso ne Madonna, cucina a secco, Ri? Madonna. Madonna. Tu sai di chi è l'olio? L'olio dell'Amberjack qua. Questo è l'olio dell'Amberjack, bello preciso. È l'olio di Ori, purtroppo no, non ce l'ho più, finito. Ori, ti aspettiamo di nuovo. Aspetto pure io, aspetto, voglia. Allora, andiamo a prendere... Allora, qua abbiamo un bello pezzo di trancio qua. Mamma mia, guardarlo così me lo mangerei crudo. Guarda, guardate quanto è bello, guardate questo pezzo di tonno. Qua è tonno fresco praticamente, tonno fresco. No, Harry? Sì. E questo... È come se fosse la carne, no? Esatto. Lo puoi fare a fettine, lo puoi fare... Crudo, si mangia crudo? No, che mangi crudo? No? Pesce crudo? Vabbè, il sushi. No. Lo deve essere abbattuto. Abbattuto come? Abbattuto, è congelato. Ah. No, sbattuto per terra? No. Io pensavo abbattuto. Fosse triste. Allora, vediamo un po' Enrico come taglia. Enrico, a te questi coltelli non ti piacciono, vero? Come? No. Ah, io ho i miei. Tu c'hai i tuoi. Aspetta un attimo, Enrico. Oh! Porca Eva, una mitraglietta! Che cazzo? Che cazzo sto facendo? Enrico, ma come fai a andare così veloce? Enrico, ma come cazzo fai?
Quante tagli lunghi? Stasera pasta, tonno e unghie d'Enrico. Aromatizzate con l'unghie a posto del rosmarino. Porca troia, Ri. Ma io come avrei, fai? Io già quattro dita. No, ma Enrico è super veloce, cioè. E via. L'hai fatto. Io stavo ancora a sbucciarlo. Sì. Allora, accendo? Sì. A quanto metto, Ri? Non tanto. Non tanto? Ok. Madonna. Ma che, senza guardare? Ma rifai senza guardare? Senza guardare, Sì, sì, ce l'ho una cipolletta, ce l'ho. Ma che sento senza guardare, scusa? Madonna, Harry, tu vai tutto veloce. Tendo che te tagli, Harry. Occhio, Ti sei mai tagliato, Harry? Mai, vita mia. Mai? Ma piglia quell'altra, no? Quella più grossa, no? Perché pigli questa piccola, Harry? Ti serve di meno? Piglia quella, no? Vieni qua, vieni qua, Harry. Che sennò non si vede. Enrico, va, taglia, fa. E na madonna, Harry. Con tutte le buccia. No, che non succede. Con tutta la buccia di... vabbè, aromatizza, no? Dall'aroma. Serve per dare aroma, no? Accendi, meno, meno. Madonna. C'è sta la buccia dell'aglio, la buccia della cipolla, gasificato? Eva. Che gli fa? Si bagna tutto. Ok, sono acceso, Enrico, sono acceso. Accendi, accendi. Guarda che sta andando, Mamma mia, senti che profumino, lo senti? Sento. Lo senti o non lo senti? Vieni a sentire. Sento. Io annusa. Sento, a me l'aglio mi piace sempre. Sì, così a mangiarlo così. Non ti piange l'occhio, Harry? Sei triste? Eh? Sei triste? Che piangi, Harry? Ma no, perché? Mica mi è morto ogni giù. Tieni, Harry. No, te devo... No, che serve? Niente. Non ti piace? Non è per la cipolla, Harry? Ma che piace, mica piagno. No, non ho capito, a che ti serve questo? È per pulirmi le mani. Ah. Bello preciso, qua stiamo andando alla grande. Ok, tu praticamente lo fai tutto quanto a cubetti, no, Harry? Cubetti, ce ne sono io. E la Madonna. Io stavo ancora sbucciando. Guardala la Madonna come fa veloce, guarda. Metti un po' di maggiorana. Un po' di... La maggiorana perché? E origano. Sì, quanto? Quanta? No, là. Ah, qua? Quanta? Metti. Basta. Un po' di questo. Io. Non è un po'. Ah, e qua sono andato veloce, Harry. Madonna che puzza. Abuzza, Enrico, come mai abuzza? E io. Tutta salute. Madonna, i capperi, porca troia, c'ha quell'odore. Sento ancora l'olio del tuo naso. Asate figa. Dai! Scusa, paragoniamo, lo sta. E te ti piace lo pesce? Ti ricordi? La pesce? Porca madonna, quella ancora più. Allora, l'origano ci lo metti? Sì, un po' d'origano. Ok, poi? Basta. Apriamo le olive. Pepe, ce lo metto? Sì. Quanto? Ti piace un po'? Dai. Basta. Che è questa? Questa, un po' di puzza di figa. No, questa leva la porca troia. Ok, Harry, qua ci siamo, un bel piatto qua. Stiamo andando alla grande. Madonna, quanto ce ne fichi di tonno? È tutto. E dopo rimane. Oh, madonna, porco Dio, scusa. Questo è l'effetto della cipolla, dell'origano, di che? Ci stai? Sì, ci sto. Allora. Il coperchio? Non lo so dove sta lì. Non lo so. Allora, qua ci abbiamo. Le faccio vedere più da vicino, ragazzi, quello che sto a fare. Lo sedano non ci abbiamo messo, Harry? Io? Il sedano.
La paralisi è in su. Guarda qua. Bello preciso. Altro olio dici, Ri? Dopo. Quando metto il vino. Allora, intanto qua che noi stiamo... Aspetta un attimo, Ri. Sì. Aspetta. Intanto che noi stiamo, diciamo, cucinando il tonno, Enrico già ha pulito i pomodorini, questi qua come si chiamano? Il pacchino. Pacchino. Non è ciliegini questi? Pacchino, ciliegino. Ah, ok. Quello è... Allora, l'abbiamo lavati, sbucciati quindi da sta cosa, dalle piante. E poi Enrico va a tagliare. Vai. Tu li dai tutti i fini, perché li dai i fini? Perché sì, perché deve... Invece se li tagli a metà, a quattro parti, non va bene? Invece di comprare basta tutto, li taglio così. Schizza che è una meraviglia sti pomodori. Porco di magnore! Tirare le bombe! Ma mi sta schizzando tutto la cucina qua, mi sta schizzando, porca Eva. Metti un po' di vino. Un po' di vino? Sì, subito. Senti, subito vino, già. Subito vino. Questo però è cattivo, direi. Meglio, quello cattivo ci vuole. L'ha scavuto? No, scavuto. Ma va nel bocca. Oh, puttana, ma non è vero. Harry, è scavuto vero? È scavuto veramente. Ma voi credete alla scadenza? 16-1-24, è scavuto veramente. Harry, 16-1-24. Harry, 16-1-24, ci sta scritto. Più buono, dici? È più buono. Babbo, tu lo bevi il vino, no? No, io perché non... Enrico, senti come puzza. Ma meglio buttarlo via. Dai, sì. Butta via. Enrico, è scaduto da 3 mesi, Enrico. Nani! Fammelo buttare via! Dio. E fammelo buttare via! Enrico, è scaduto da 2 mesi! Ma che cazzo faccio? Che fai? Ma trova fa mangiare scaduto? Evapora tutto l'alcol adesso. Enrico, fammelo buttare via, Dio padrino. Enrico, è scaduto da 2 mesi, porco... Ancora non ci ho smesso dentro, Ancora non ci ho smesso. Io alzo il fuoco. Harry. Mamma mia. Harry è scaduto, bello. Veramente, dai. Meglio. È più buono. Più buono? Io non lo faccio rosso, Matteo, io, Sì, lo so. Guardi, dai, no, niente. Dai, Marco Dio, te ci metti per tu? Qua c'è. Harry, dai, era scaduto veramente. E dai, dove l'hai buttato? Dio, dove l'hai buttato? Cazzo, non c'ero più. Oddio. Come non c'eri più? Non c'ero più. Mi sa che bisogna riprendere un cestino, Harry. Ma sì, facciamo come babbo, vai uguale, che c'è prego. Harry, io non vado un cestino perché non ce l'ho. Sì, cazzo, ecco. Però almeno Enrico la sciacqua, tuo padre lo cagna, ma mi ha proprio dallo cestino dell'immondizia, porco due. Vabbè, oh ragazzi, mi si è finito, non c'ho altro vino bianco, purtroppo è l'unico che c'ho. Vabbè, dai, io. Ma che ci frega tutta salute? Io. Mi faccio un'altra. Tanti colore. Quello che non strozza ingrassa, esatto. Vai, io. Guarda un po' che bello colore rosa. Mamma mia. Alzo tutto? Sì, alzo adesso. Alziamo tutto, attendo questo portello lì. Ha lasciato lo tagliare, abbiamo il cucì. Sai che ho fatto, se è possibile, perché dalla stra qua c'è più grande camera sopra. Lì? La maratona sul gesso. Sì, ammo che finisce la maratona, dopo faccio tutti i doblaggi. Vabbè, sì. Perché ti conviene, questo qua va pure a mezzo l'obiettivo. Ok, questi che sono, Harry? Olive nere, perché alla fine? Se ne può mangiare una? Ma sono buone? Apriamo. Porca te, diavola morta. Ma cosa per te, Harry? Dammi una. Che fai, me le devo mangiare? Non mi scappare. Scappaci, Harry. Buone. La ruspinna. questo è un spin, ma non arriva. Sicuro, vale. Che ha fatto spesso tuo padre? Tutti. Io non le certo. Non guarda la qualità.
Ok, Vincenzo lo fa. E via. Tu sa prezzemolo, metti. L'acciuga non c'è provato. Ah, la, sì, l'acciuga la devo mettere. Prezzemolo. C'è? Un pochetto. Buon giratore, sì. Dammelo un po'. Vuoi? Vai, dammi. Ok. Ah, tu ci metti pure il sughetto? Beh. Non si butta via lo sughetto lì? E che c'è butta? L'olio butta via? È olio quello, sì. È olio. Oh, mamma mia, è buono, eh. Senti il profumo. Ma lo sento fino a qua. Oh, chi è che va a cucinare l'olio? Puttana, Eva, quanto è buono. E lì non ti si vede, non ti si vede. Ah, ma niente, ma niente. Non posso, non vedere. Allora, acciughe belle precise. E lì, butto dentro per semolo? Oh, sì. Dimmi quanto, eh? Basta adesso. Basta? Sì. Mefi! Grazie mille, 3 euro! Ciao bello, grazie! Come amo io? No, tira bene. Sì, sì. Vado, giro tutto. C'è un odore impressionante. No, oggi mi sa che qua si mangia bene, ha voglia. Grazie Civo03, grazie mille, bellissimo, dei 3 mesi di Resub, grazie mille, un bacione, e Marco Pucciottone, grazie mille, bellissimo, comunque, della sub regalata a Klaus, grazie. Ricordatevi che ogni volta che si prende una spezia si leva tutto. Toh. Uffa! Uffa! Oh! Finché sì! Ce l'hai un pochetto di pelati di Matteo, no? Sì! Appena appena! Altri? Aspetta che brisco perché no... Devo mettere dentro, dici? Un po' di pelati, sì! Perché un po' di pelati, Ri? Perché, beh, va bene! Dici un po' di sugo, ci mettiamo, sì, pure? Allora, prendiamo un po' di sugo, ragazzi, al volo! No, quelli pomodori pelati! Oh, c'è, se c'è la... Datterini pelati di Puglia. Vanno bene? Ma ti vedo bello soddisfatto dopo averlo assaggiato. Sì. Com'è, Henry? Tu ti cucini a secco? Aspetta un buon attimo, Henry. Fammi un attimo... Aspetta... Ok, vai. No, sentilo così intanto tu. Ah, cucini a secco? Sì, giù. Pera? Scusa? Hai riscotto troppo, non gliela faccio sentire. Adesso che ci ho messo la passata, sì. Ma mo che ci ho messo la saliva ancora meglio. Ma di caso che io sono malato per la pulizia sempre del tavolo. E questo poi accende Matteo. Sì, sì, questo è vero, questo è vero. Bella Madonna. Enrico per la pulizia del tavolo fa paura. È il migliore. E una Madonna, pare lo piscio di. No, no, ci ho messo un po' d'acqua. Oh! Madonna, fa che uno schizzo pauroso. Lo so. Ok, giro? Ha schizza tutti qui. Giro? Se uno schizzo è brutto, sì, sì. Pure questo... quella che stavi a vedere oggi, come si chiamava? Quella che stavi a vedere oggi? E mica là? Comunque E mi piace? Porca Madonna. Grazie Pippo Rosco, grazie. È una Madonna quanta acqua arriva. Basta. Devi bollire, devi bollire. Ah certo, devo accendere però. Sì. Ecco, me lo bolli. Adesso tagliamo subito la pasta. E una Madonna, Harry! Eh? Una Madonna! Allora, un attimo che accendo la cassa perché non si è sentita la notazione. Ah, bene, evviva! Allora, tu e Harry sei proprio malato della pulizia. Io qua voglio provare sta roba, le acciughe. Ah, sono forti, eh. Ti piacciono? A me piacciono tantissimo, però sono tanto forti. No, così va questi. Qua, provane una. A me piace tantissimo, io te lo dico. Ma un pezzo di pane, non ce l'hai? No, però. Arre,
ma quando ce ne metti d'olio? Con la pasta, mezzo chilo di pasta. Zitto, fa l'uomo. Rimma, ci sei fregato ancora, ne vuoi? Tu hai detto a me che ne ho fregati tanti e frego anche a te. È buono, ma... Eh? È tanto forte di sapore. E lei dice questo è secco. Aspetta, rifammi sentire. Devi prendere una lunga. Ecco, un pezzo. Non c'hai un grisino? Una... Sì, sì, ce l'ho. Un cracker? Ce l'ho. Assaggialo col cracker. Lumberjack, tu devi capire una cosa. Che io non mi faccio, però io mangio tutto. Ah, guarda, quello l'avevo già capito. La lice è buonissima. A me piace tantissimo, però tanto forte. A me piace piccante, ma non è forte. È tanto salata più che altro. E la lice? Tranne Lucazio io mangio tutto. Non faresti un'esperienza prima di morire? No. No, per niente? No. Tu arri? Che? Mangia Lupisello. Prima di morire. Lo faccio mangiare io. Io venile, adesso venile. Tu quando venile, Lico? Io venile la settimana prossima. Io devo un attimo ricaricato, poi ne posso più anche in altro. A me piace tantissimo. Che? Le dici? Però piace. Non c'è un bangarré? Vieni un bangarré. Hai ragione. Bello forte. Più caldo è tanto salato. Perché se no è... Ma perché? Alici fritte? Mai provate? No, alici fritte mai provate. Mamma mia. Le sarde. Una volta facciamo le sarde. Anche, mamma mia. Aio. Ne vuoi una lì? No, tutte troppo. Ma che tiri fuori il gatto? Porco, oddio. Magna, tutto seguito. Prendimi un attimo un cucchiaino, papi. Prendimi un attimo un cucchiaino e faccio lì. Perché devi fare la farina porca? Per attenzione, sai? Un addensante questo, naturale. La farina? Penso mai? L'olio sul pane? Un tavolo così. Un tavolo così ordinato? Sì, mai visto, Henry. A cucinare sono una sega, ma magna, figurati. Mamma mia, l'amberjack che si è perso la scorsa volta. Che è? I vinci sgrassi del rigo. Quando erano buoni. Ma quando si trova l'asparagi, Matteo? Prima a teglia con l'asparagi. Mamma mia. Catroio on the bone. Atroio! E deve conni questi. Ma quando ce ne metti il re olio? Atroio! Si provato su? Con grossino ci provi questo. So capito che deve conni, ma tu hai già ficcato un cucito olio, il re? Come tu? Ho giocato con la parte non ho mangiato, Un po' di semolino hai detto ce l'hai? Dammelo un po' allora. Tu non me lo chiedi. Allora, dicevamo, ragazzi, qua praticamente Enrico, la scorsa settimana abbiamo fatto i vinci sgrassi. Vi lascio il link del video in descrizione o da altre parti. Praticamente, te lo ricordi? Quel ragazzo che era venuto qua. Che non ha assaggiato i vinci sgrassi. Chi è che stava sotto? È uno famoso, Henry. Ci sei rimasto male quando non ha assaggiato lì? Non me ne frega niente, a me ne che. Non ha assaggiato lui piatto, Henry. Per me è grave, per me è una mancanza di rispetto. Che bene, ma niente. Sai che Enrico cucina da Dio, come fai a non assaggiare una roba sua? Ma come, Henry, tu sei venuto fino a qua per cucinare i vinci sgrassi e poi questo non nemmeno l'ha provati. Sembra che tu ti sei mulino. Poi mi ricordo che quando sei andato via, sei andato tu a salutarlo. Lui non è venuto a salutare. Pure? E mica tutti ce la faccia come noi. C'è chi ce la faccia come lo culo, chi ce la faccia come... Basta un pochetto, Matteo. Metteci il coperchietto e vuoi coperto questo. Com'è l'odore? Come arriva l'odore? E l'educazione e la gentilezza... Non è un... No. Niente da fare. Dammi... un coltello, cosa? Aspetta, Semolino te devo dare. Semolino sta qua, ecco, se tu non me lo dici. Semolino, vai! Andiamo avanti, io. Qua. Semolino. La semola, non è lo semolino.
piccola vedete. Non va meglio a filare con questo? Aspetta. Occhio che c'è denuncia lì, ha detto, un'inciata. Perché? L'ha fatto? Non lo so. Ti sento che c'ha la faccia come un culo. Oh, che mi devi denunciare? Che mi stai a molestare, porca troia! Che ho detto io di male? Io ho detto niente di male. Io ti sto a molestare. No, no. Che? No, niente. Non so capito. Non so capito manco io. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Fai le tagliatelle, Harry? Bollettino sì. Più spesse? Sì, questo va tipo maccheroncini. Ho capito. Harry, denuncia sto pezzo di cazzo. Fammi una bippa. Con la mangina. Oddio, come fai? Devi essere esperto, eh? Io non l'ho mai fatta con la sinistra. Impossibile. Difficile. Questo è il sicino del rischio. Allora qua facciamo un attimo vedere da vicino Enrico come fa le chitarrine belle precise. Guarda là Enrico, che meraviglia. Enrico va proprio, ma bellissimo Enrico. Posso vederle? Posso toccarle? Sì. Mamma mia. Dammene uno. Uno? Ne vuoi uno? Sì, me lo mangio ancora. Sicuro? Sì, se me lo dici, ci metto lo sale. Io me lo mangio ancora qui. Ma sei arrivato e che tagliato di questo a crudo? Ragazzi, il peggior ospite che abbia mai avuto in vita mia è stato. Punto. Maleducazione proprio. Perlomeno in live. Perlomeno in live. Manganza e rispetto. Puoi mettere l'acqua, Matteo, eh? Perlomeno in live. Poi fuori live. Fuori live, vabbè, ci sono stati collaboratori che hanno fatto pure peggio, eh. Fuori live. Però. Conosco qualcuno sul sito. Vabbè, però in live veramente il più maleducato. Non sai dici. Purtroppo me la so persa perché stavo fuori casa qua. Vabbè, no. Come va ragazzi qui? Aspetta. Vado troppo piano? Ma che piano lì, porco demonio! Guarda là. Madonna lì. Ma tu guarda la roba. Allora prepara l'acqua, metti l'acqua che adesso mettiamo il bollore dell'acqua e buttiamo giù la pasta. Però la parte più bella, sai qual è stata? Oh. Quando? Quando? Quando quello mi ha detto, levate le cuffie se non ci senti. A me ha detto? No, a me. Te le spacco in testa le cuffie. A mio padre gli ha detto, mettete gli occhiali se non ci vedi. Ma che è questa offesa? Ma che cazzo è questo? Fammelo conoscere. Fammelo conoscere. Stava qua, era quello che gli do via, che si è andato a salutare sotto. Allora, la Yandy si mette le mani tra le cosse e le caccia giù che grosse. La maleducazione regna sempre dappertutto. Con me non regna, perché io porto il massimo rispetto. Con tutti. Non vi incazzate che io sono sincero. Io sono rispettoso con tutti. Non ho mai mancato di rispetto. Mai, 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 mai. Io ho lavorato con gli artisti, anche con Alberto Sordi, con Angela Cavagna, Ramona Badescu, quello che ha fatto Pierino, come si chiama? Quello che fa un film con Pierino. Pierino. E come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Franchino? Sì, quello lo dicevi, sì. Quello che ha gli occhiali rossi. Sì, Franchino. Ecco, metti l'acqua, Matteo, così deglutiamo queste. Ci metto pure un cesto? Sì, mettiamo su. Ah, non lasciamo sporco, sai? Io non lascio sporco, sai? Ah, invece in cucina lì, la persona più maleducata che hai conosciuto, magari mentre cucinavi, se stava dentro la sala. Due donne che io ho fatto per fargli bussare la sigaretta, ma mi ha mortificato. Ma che cazzo dici? Era una sala fumatori. Allora faceva così, guarda. Era una sala fumatori. I fagiolini faceva, no? Questi tutti i fagiolini tutti in fila, metteva i fagiolini tutti in fila, prima da una parte, le bunde qui da una parte, poi li tagliava, così, e poi li girava tutti quanti. Uno a uno. Quando faceva delle cose. Dico, ma quando io a Milano se fai così? Quando ci andiamo a Milano? Per sbucciare dei fagiolini così ci mette 10 ore e... Porca puttana, io mi metto a sedere, però ecco, occhi chiusi. Il cesso, Matteo? Ah, non lo so, più Pony Z. Sì. E
certo, sì, sono messo... Io ho portato il massimo rispetto a tutti. Ho lavorato con gli attori, con Alberto Sordi, quando mi ha detto, vedi figlio, che roba che mi ha fatto, la panzanella. Quindi hai visto, hai conosciuto proprio Alberto tutti. Sordi. Viva Zanicchi, Angela Cavagna, Ramona. Pure Berlusconi. 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 Berlusconi c'ho una targhetta che mi ha dato, che se non mi ricordo. Ma Berlusconi che persona era? Era. Era un mito. Una persona. Non è vero che fa vedere che è una persona normale, né ricca né povera. No, beh, povero non è. Povero no, dai. Però umile, dai, umile. Umile, molto umile. Non andava a dire a tutti che era ricco, sicuramente. Questi erano gli spaghettoni, non erano i tagliolini, Adesso tu metti l'acqua. Come hai assaggiato il sugo, Matteo? Assaggiato il sugo? No, non ancora. Dopo lo assaggio. Ricordami che quando il gatto ci mettiamo un goccio d'olio dopo. Ancora, ok. Ancora, un altro! Vedete l'olio alla fine. Vabbè, no, non ti basta i 2 litri che ti porto? Ma quando era? Un dito ne è andato via. Ma che dito? Henry stava a metà bottiglia. Sì, la piega tua. stava qua, Henry. Ma anche fosse, siamo 4 persone. Tre? Sì. Tre. No, con 4 chi? 3. 4 tu pare che ne lasci un po' su, ne lasciamo? No. Me lo mangio io. E gli lascio a babbo. Sto mangiando buona, gliel'avevamo pure avanzato. Invece la persona più maleducata proprio sulla sala. Chi ha fatto il maleducato, io ho risposto da maleducato io. Cioè da saper rispondere. Magna, finisci del cucino. Ah, qualcuno l'ho che si è lamentato di come si è cucinato, nessuno? No. Attendo che ci sta le cuffie lì sotto. Oh, cazzo, non me l'ho accorto. Buttala qui l'olio, buttala lì dentro. Qua dentro? L'olio? Sì, l'olio, buttalo lì dentro. Tutto lì? Sì, tutto. E quando ne è? Ma porca troia, ho ficcato l'olio della bottiglia. Butta io. Questo vuole un condimento, vuole. Altro? Sì, butta su. Dammi retta. Le retta a me che non frega tante, frego anche a te. Fa puzza. Porco Dio. Cosa la moglia? Dai, metti io. Ma state fregna? Meglio. Oh, parfum de Paris. Ho detto, no, qui si faccia la Madonna, 300 lire rughilu. Io ho fatto tutto lì a fare. Mamma mia. Sei un fenomeno, Henry. Io se stai con me te pisci sotto. Oh, una donna si è pisciata sotto, non la devo dire già qui. Sì. Non la tengo più. Come sei rizzato, ha allagato la cucina. Che bello, guarda. Se era pisciata sotto, se era pisciata. Tutti, guarda, qui in cucina comando io. Fuori la cucina comandate voi. Come quella che mi mette a tutti i fagiolini così per lungo, no? E prima si era pisciata sotto. Eh no? Ha allagato la sala. Ha allagato la cucina. Porco due. Senti un po', tu senti, dai, sentite un sapore. Ah, io... Ah, così dalla paletta? No, sì. Non c'è una crostina? Un crostino? Metti un pochino su un crostino. Che t'ha legato però la sala, veramente. Mamma mia. Capito, ma lo bagno stava là a fianco, non poteva andare al bagno per... lo bagno non stava tanto vicino. Ah, ecco. Madonna, Rima, tutte a te ti capita, quella che puzza del merda. Porca madori. Quella ragazza che era venuta a casa tua che puzzava del merda. No? Che si è detto che c'aveva la merda sullo culo. I campanelli cinesi. E io non dico, posso fare. Io gli ho detto, lo metto lì, gli ho detto, ma come cazzo c'è benzi? No. Come faccio a metterlo lì? No, assolutamente. Ma che schifo, Henry. Porca, ma è una di Ravenna. Com'è? Era proprio... Ma proprio zozza era, Henry. Cotta. Ma come si fa a vedere che c'è la merda? Tanto è, se dovrà spogliare, no? Ma perché andava in giro nuda? No, se lavava poco. Tu la vedevi che se lavava poco? Sì, perché non c'era l'acqua, cosa? Non scaldava l'acqua, perché io ho detto, scaldavagno non lo... Vabbè, non gli pizzica lo culo, Henry. Se gli pizzica lo culo, per me io poi pizzica anche la giuetta. Sei gratta. Che troia, Henry. Madonna, io non ce la faccio, Henry. Io un paio di volte nella vita mia, tipo, so cagato e non mi sono lavato il culo dopo mi pare un paio di volte è successo.
E mi ricordo che la merda tirava di peli. Oddio. Quando si secca una madonna. Lo mettiamo qui, dai, dai, dai. No. Non. C'ho un coso. Ah, no. C'ho proprio questo. Ah, bravo. Qua. Vabbè. Questo mettere un po' qui sopra, Matteo, così con l'acqua calda, con il vapore si scalda, sennò poi si fredda la pasta. Che? Un piatto. Sopra lì l'acqua. Ma sei sicuro? Sì, sì. Quella roba lì. Siccome quale? Si quale? Si scalda. Madonna Enrico, quella si stava... Perché? Che gli si è raccontato che si stava a piscia sotto? Io quando comincio a raccontare, a parlare... Di la barzelletta, Dio padre. Oh, madonna. Si era alzato in piedi, ha spisciato tutto, porca puttana. Non ha fatto in tempo dal bagno? Non va in tempo, non se la sai, perché dopo la fai ride, capito? Quello ride. Sì, cercava di stregni, se che ti stregni, non porti niente. Ma se stregneva proprio... Li vestiti. Tappa Luco, tappa. E poi che si è fatto? Si è lavato? Come si è fatto? Sono lavato per terra, ci ha lavato essa. Si è scusata e ha lavato la... Guaimento, ha sporcato. Dalla cucina al lavandino, qui. Da qui a là. No, ma lei i vestiti si è sporcato? Il problema è andato a cambiare. Scusa, ha fatto una pozzanghera? Da quando cazzo non pisciava, scusa? Anche poco gli viene, tanti ordini. Quelli che c'è in continenza. Quanti anni c'aveva questa? 60 anni. Porca troia, e belle donne però, io non lavoro sempre con le belle donne. Si è mai sentito male qualcuno per come si è cucinato? Mai, grazie a Dio, mi tocco le palle. Scusa Matteo. Ci vai, vai. Io voglio vedere. Ah, vuole l'acqua. Vuole, adesso mettiamo io dai, dalle. Questo è pronto. Quando la... Com'è che si dice? Quando? La papera, come... Non mi ricordo adesso. C'è la papera. Perché si dice se taglia la testa al toro, Henry? Ma al toro gli taglia la testa alle persone? Ma non so. Scanna. Non lo so, taglia la testa al toro, non lo so, ma sono sempre chiesto. Si dice così. Vabbè. Forse perché il toro è pericoloso, si taglia la testa. Allora, sì, sì, ho fatto rally, però è scappata la merda, non ce l'ho smesso in Marco. Per sicurezza, un pendolino, ne ho un po' di sugo. Mi sono incazzato a forza di... Un pendolino... Porco Dio! Che cazzo ha fatto? Ha messo la mano dentro l'acqua... Lo vedi tu? Dentro l'acqua... No, non ci ho fatto caso. Re, ma voglia come la madonna, Dio porco! Re, ma porco Dio! No, ma aspetta un attimo, ma hai tolto te il coperchio, quello bianco? Io? Ah, mi resta sulle mani lo coperchio bianco! Questo? Che te fa? Oh puttana la madonna! Sentilo, no! Ecco. Ma questo non dovrebbe essere... Orca puttana! No, senti! No. Senti sotto, senti! Oddio, ma vaffanculo! Qua. Prendi un ramaiuolo. Lu? Un ramaiuolo, un mestolo. Che è? Ah, un mestolo. Henry, ma come cazzo fai? Io guarda. No, fai bolli perché? Sì, sì. Quando deve cuocere, rimano delle cuocere. 5 minuti adesso. 5 minuti? No, non serve un timer. No, ma non me ne ero io. Ma madonna. Allora, si mette una bacinella, giusto, per metterlo su. Qua. Mettere su dopo quando che... No, anche più piccola. No, vabbè, per me, dai. Dimmi tu quando dopo ce lo devi mettere dentro. No, ce l'ho meglio. Henry, ma come cazzo fai? Io non so come madonna fai, Henry. Ma che siamo fatto già? Sì. Non... Io stavo ancora a sbucciare le cipolle, secondo me. Ma che già, Henry, siamo... un'ora è passata. Avanti un po'. Sì, un'ora. È le 8:10. Un'ora. È le 8:10. Ho iniziato le 7:15, boh. Vabbè, ma tanto, l'importante è che... L'importante è scappato bene il video e insomma che il piatto è scappato bene. Porca dinna, io! Madonna, Henry, li incontri più i fan per strada? Porca, tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti con le corriere. Con la corriera quella doppia.
Poi appena mi vedono, si alza subito, mi fanno mettere a sedere. Subito? Oh. Sempre, sempre. Vedi, almeno un po' di persone gentili ci stanno su sto mondo. Enrico, ma vieni, lunedì ci stai? Sì, come non ci sto? No, quando sì, c'è... Sì. Solo domenica non si è venuto, Enrico. Domenica quando? Domenica scorsa. Dove stavo? Non c'era nessuno che ti portava qua oggi perché c'è stato l'Amberjack che, insomma... È stato gentilissimo, grazie. Quando serve una madonna. Vai, metti un po' di sugo sotto, Matteo. Sì, sugo sotto? Sì. O scappa fuori? No. No, no. Scappa un pochetto, scappa un pochetto. Allora, Enrico, sugo sotto? Sì. Ah no, birra maiore, birra maiore. Solo Enrico, il sarafan metterò qua sopra, così almeno si vede. Qua. Ok. Allora, qua, to, piglio con... Che cazzo vorrei fare? Pesa troppo, Enrico, porca puttana. No, no! Pesa come una madonna. No, tanto non goce, tranquillo, non goce. Ah, beh. Allora, io. Non la metti dentro la padella? No, adesso prima faccio senti due. È una forchetta. Allora. Udura, senti com'è. Tendo. Questa è la dura mia? No, questa è la mia, sta qua. Ok, gira sul sugo. No, gira, ecco, all'ombretta. Parmigiano ci metto? No. Sul tonno non va parmigiano. Com'è? Coce? A pela come la madonna. Però sì, i ricapiti non li sono mai mangiati. Aspetta. Prego. No, mettete qua. Aspetta. Io i capperi non li sono mai mangiati, Ri, mai. A me non mi fanno impazzire, cioè li mangio, ma capri, non mi fanno. Scusate se sentiva il rumore mentre mangiavo, ma scottano, più che altro per quello. Ciuffia, ecco. Per quello. Comunque bellissimi, cazzo. Poi un sapore delicatissimo, vero? Figa madonna. È buono? Com'è? Tanta roba. Mamma mia. Ah, io ri. A riscola, Spegni. Dopo ci metti dopo. Là. Ok. Tanta roba. Dimmi dove ri, lo rimetto? Qua dentro? No, qui. Qui. No, qui dentro dico. Fa riscola bene. Coce come la madonna. Abbiamo impiegato meno tempo oggi. Enrico, questo piatto era veloce, l'ho fatto apposta veloce. Alla vita. Togli proprio tutta l'acqua? Sì. Enrico, tu lo sai fare un cazzatiello? Sì. Facciamo la prossima settimana? Sì. Vado? Sì. Ok. Oh, io scusa, non mi metto a sedere però. No, vai tranquillo, Enrico, ma che stai scherzando? Questo lo butto via? No, butta lì, dopo ce lavamo i piatti con questo. Ok. No, Henry, qua ci penso io a lavare. No, ci penso io a lavare. Sì, ve la congaggio sui coglioni a tutti e due. Dai, Henry, no, veramente, dai, sei anziano, dai, fammi lavare a me. Se sono anziano che faccio? Se sono anziano me devo muovere io, dammi una forchetta. No, aspetta, questa... Che ci sta? E ci sta la saliva mia. Grazie, te ci frega, c'è. No, Harry. Dai, non esco il gradino e l'orino qui adesso, Matteo. Il rumore pare tutt'altra cosa. La metto dentro una padella e gli do una saltata. Andiamo saltando, dai, via. No, se no, a me una ciotolina ci metto lo su. Aspetta, io finca dentro, salto io, vai. No, metto. Vai. Io pulisci bene qua. Ci mettiamo altro su? Sì, adesso mettiamo su. Qua. Vieni, mi faccio capire anche l'olio. Se ci metti un pochetto te lo lasci domani, ci fai due mezze maniche. Chiedono quanti anni hai, Harry? 76. 74. 74. Qua 76, basta. Via. Via questa. Quando è che compi gli anni, Harry, che ti faccio io una torta? 6 maggio. Ah, qua tra poco. Se ci arriva.
Oh! Tocca ferro, vaffanculo! No, pia con la forchetta, gira, gira con forchetta e quello, gira. Io sto scherzando, ragazzi, cioè. Matteo 45? No, ma che 45, la Madonna. Scritto lì? No, no, ce n'ho 31. 31, ma che 45, la Madonna. No, no. Fatta così. E la pinza a fare i piatti, dai. Dopo gli metti su sopra. Dimmi com'è. È sciapo, no? Allora. Non gliela farei, oddio. No, non gliela farei. Io non gliela farei. C'è un gatto, via. Alza che se no ti metti per terra. Altro che palestra. La pesa, tu? Aspetta. Oh figa, pesa veramente, porca la troia, pesa veramente. Qua, qua fai i piatti, dopo le vediamo tutto. Allora, qua, aspetta. Questo mettilo qua, che dopo questo lo mettiamo su una pendoletta piccola, se vende tuo padre, ma. Qua. Allora, fammi passare così prima la sedia. Ok. Prendi un po' la sedia, l'amberjack. Qua si magna. Comunque l'odore è buono, Qua. E i piatti. E sì, sì. Che dopo dovremmo giocare a GTRP. Via la binza. Ah, voglio vedere dopo un pochetto io. Che vai via subito tu? Dopo no. Lui. Però dopo ci rivediamo quando. Quando? Quando stacco la maratona dopo, quando finisce. Ah, ok. Quando finisce. Via la pinza, via la pinza. No, perché veramente oggi non posso stare, tipo 3-4 ore. Ce lo sapevo, tranquillo, non è che è un problema. Allora. Se lo sapevo già io. Allora, che di solito con gli ospiti, quando c'ho gli ospiti, sono lì, parlo ore. Capito, per quello. Ce lo so. Figurati. Andiamo con la pinza. Quale, questa? Sì. Qua. Mamma mia. Wow. Faccio i piatti lì. No. Qua. Prima allo chef. Basta. Ti basta? Come basta? Sì, basta. No, Enrico non è il mangia tardi. Eppure io non è che ne mangio tardi. È corte perché tagliate erte, capito? E qua che meraviglia, cazzo. C'ha un colore, un... A meno che non vuoi fare una bella live here. Da Luca Babbaro. No, sto scherzando. No, raga, niente live here. Devo fare GTRP. C'è un appuntamento su GTA. Stasera. Lo so. Vedi, è lì dentro ormai. Lo so, ragazzi, ma devo fare GTRP stasera. Toh, dimmi. Ma okay, io e magna, no, porco state, Dio. State fermo, io magna, qua. Via. Toh. Ma dammi qua. Dammi una porchetta, per piacere, va. Sì. Io. Qua magna che devi crescere, io. Ah, devo crescere. La panza ce l'ho già grossa io. Io, ma che c'hai grossa? Qua. Adesso questo mettilo là che lo mettiamo per tuo padre. Dai, ma faccio una stronzata? Qua. Allora, aspetta, devo fargli la foto per YouTube. Cazzo, è spannata. Perché sta qua sopra. No, ci sta l'olio. Come l'olio? Scusate, Fai via un attacco dopo. Ok. Qua. Prendi un polchettia. Allora, io ho questa. No, io ce l'ho qua. Io ce l'ho qua. Cazzo, ce l'ho anche scatola. Vabbè, fa niente. Ok, per la foto della copertina ce l'hai. Mamma mia, che sapore. Henry, alzati un attimo. Se gliela fai, Mi devi fare una cosa, dovremmo fare Henry per YouTube. Aspetta che ti levo l'acqua perché sennò te bruci. Arrivo, Henry. Sì. Che va, non ho capito. Aspetta, ora dobbiamo fare una cosa per YouTube lì. Importante che. Allora. Qua, Henry, qua.
Vieni un po' qua, ci siamo, ti faccio mangiare, un attimo, scusami. Allora. Allora, bisogna levare i piatti qua. Sì, vai, lo pigo io a mano questo. Bisogna levare i piatti qua. Porta un po' dell'acqua, proprio dell'acqua. Sì. Sperri. Pia un po' lo sugo, mettilo un po' qua per favore, lo sugo. Sì. Ok. No, porta là. Ok. Oh, Come? Allora Henry, dobbiamo fare un attimo la copertina per YouTube. Importante. Allora, qua devi ficcare un dito qua dentro. Ficca un dito così qua dentro. Un dito, l'acqua è fredda, ragazzi. Un dito dentro così. Aspetta, forse un po' troppa acqua. Allora. Devi ficcare un dito dentro. Fai finta di niente. Guarda qua e fai finta di niente. Ecco, ecco, così, così, bravo, bravo. E io faccio un attimo. Ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Posto. Poi, Sì, sì, posto. Posto, poi, posto. Altra roba lì. Mettete un attimo in posa, così un attimo un po'. Da cuoco, da cuoco, da cuoco, da cuoco, da cuoco. Ecco, così, così, bravo, bravo, in posa. Ok? Un bello sorriso in chat, là. Ridi. Ciao. Ciao. Ciao, okay. Ragazzi, belli. Ok. Poi, tipo, una faccia incazzata. No, guarda là, però, in gamma, incazzato. Sempre qua. Ok. Faccia triste. Ok. Mettete una mano così, così sulla fronte, così. Tipo che pazienza. Che esatto, ci bravo, pazienza. Bravo, così. Ok, perfetto. E... ok, ok, ok. Sorpresa, la faccio sorpresa. Poi devi fare un attimo quella faccia che facevi tu quando ti parlavo delle donne. Tipo no, quella che quando così, guarda, lì. Madonna, madonna. Oh, oh. Ok, 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 ok. Ok. Madonna. Che roba. A posto. Dove c'è lui a tutti due? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Io. Io questo non via. Via, se mangia. Ci abbiamo le copertine, vai. Così ce l'hai anche per i prossimi video, capito? Sì, perché me le sta chiedendo da tutti i giorni, me le sta a dire, copertine. A me non le ritaglia, se li ritaglia, sì, sì. Se mangia! Ma figa, mi sei lasciato la scatola. Figa, vai. Io di la verità leggermente un po' sapete, eh? Sapete? Un pochetto. Anzi, secondo me pure troppo. Vieni più qua, Lumberjack, vieni, vieni. Porca puttana. Ci sto. Grazie, Valery. Comunque come piatto fa paura, sì. Com'è? Comunque è giusto, al punto giusto, eh. Buonissimo. Il sapore. Che il dono non è facile, eh. Che il dono sta sempre del selvatico, capito? È proprio buono, oh. Come vi sembra, ragazzi, a voi? Ma per me è favoloso. Per me, guarda, è indescrivibile. Adesso se c'è la cosa non si leccava i piatti. Nicola. Non ti piace leccare la figa lì. Comunque è simpatico lo ragazzo. No, ma vedo che quella figa non la lecca. No? Perché? È un ragazzo troppo buono. Oh, ma quanto è buona, eh? Dolce. È dolce, sta bene, sale? Beh, se è buono non lecca la figa, non ho capito. E ha leccato la padella. Ti ricordi? Sì, mi ricordo, una madonna, si sta pure più meglio il piatto. Io mangio tanto, ma lui mi supera di gran lunga. Eh? Io mangio tanto, ma lui mi supera di gran lunga. Delicatissimo. Hai mai cucinato i cuccioletti? Porco Dio! Ma lo guardo! Il lumachine!
Quelli che si caccia con lo sticchino? Sì, sì, l'abbiamo fatta, voglia. L'abbiamo fatta pure in live, Valeri. Se vai su YouTube e cerchi Lumache, Lumache, Enrico Chef Lumache. Abbiamo fatto. Come va, Matteo? Come va? Spettacolari. Guarda, non sto di una cazzata, Ri. Io il pesce non è che ne vado matto, preferisco piatti di carne. Ma questo me... Se non penso al contrario, invece. Questo me ne mangerei due piatti interi. Lungo il pesce. Vabbè. Grazie, J. Harvester. Ma no. Ma perché volete che finisce la maratona, ragazzi? Se arriviamo a 3.000 euro... Se arriviamo a 3.000 euro vado a Torino 3 giorni. Se arriviamo a 3.000 euro entro la fine della maratona. Sì, ho fatto il trapianto, ragazzi, io. Sì, sì. Sì, in IRL. Grazie, ratto de macchia, grazie mille. Sto aspettando, ma per il momento ho fatto un buon risultato. Poi che finisce quello, tutto finisce, ragazzi. Poi ci vediamo 5 giorni su 7, 7-8 ore al giorno. Dai, io. Quindi che finisce, vabbè, tutto finisce prima o poi. Però impossibile, Fede. Finirà mentre dormo. Stanotte. Sì, lo so che non si parla con la bocca piena, ma è talmente tanto buono che posso anche evitare buone maniere. Ci va di gusto, vedi? Mamma mia. Ah, perché non sai in altri ambiti quello che cazzo faccio. Mi perdoni, a quali ambiti si riferisce? Allora, qua. Allora, le lasagne in brodo. Ho mangiato un piatto solo, ragazzi, non mi sono voluto abbuffare come le altre volte perché dopo mi viene l'abbiocco. Salute. Scusa, Ri. No, no. Questo punto salute. Perché era buono, Ri, capito? Quando mi scappa, quando sto a cena fuori, cerco sempre di... Madonna, Ri. Vai tranquillo, ripulisco io, per favore. Non rompe i coglioni, per carità, non comincia. Dai, su, veramente. Dai, che stasera è per... Dai, ma se un ospite, te, porca puttana, devo fare... Devo fare pulire all'ospite, Ri? No, ti devi pulire. Gli amici dove si trova? Che se provo a pigliare una padella, mi ammazzi le botte? Arrizzo di Maria, c'è sta lo sole, che lo troppo dormite proprio male. Arrizzo di Maria, che giorno è fatto, lo porco sta là, io lo sta lì, tu. Non so, capito un cazzo, però. Arizze de Maria c'è sta lo sole che lo troppo dormite può far male. La dice Arizze de Maria che giorno è fatto che lo porco sta là e lo sta lì tu. Ah. Io non le ne ringrazio, anche stasera è andata benino, via. Benino, strabiliante. Non ti piace a te? No, assolutamente. È un sciabetto, però, vero? No, ma che Astral, quella persona lì, io, Porello, lo prendevo sempre in giro quando ero più piccolo io. Ma te parlo di 20 anni fa.
quando avevo 10 anni, 10-11 anni, 20 anni fa, a Porello. Non ho letto, chi era? Una persona che c'ha problemi. Ah, ok. Ciao Stella! Grazie Monster Momo 07, grazie mille, 4 mesi di resub, grazie. Ciao Monster Momo! Ciao bello, ma certo ti saluto, come no? Allora, tra poco ruota, ragazzi. Tra poco ruota. E la voglio vedere un momento come funziona. La ruota? Come gira e aumenta il timer. Che piglia, i punti, no? Sì. Sono tipo punti. Come gira la ruota. Ah sì, oggi abbiamo un po' di giri, 9 giri ce l'abbiamo. Vabbè, vabbè, li vediamo. Perché 5 giri riscattati con i punti canale. A proposito, se volete riscattare la ruota, o adesso o mai più, o adesso o mai più. Quando dopo inizia a girare, stoppo tutto, Se volete riscattare con i punti canale, fatelo ora. Oppure, ve lo ripeto, con una donazione di 30 euro o di 2500 bit o 10 sub gift. Esatto. C'è un giro della ruota. In più vi scrive sul muro se non ci siete iscritti. Esatto, se non siete iscritti sul muro, vi metto la scritta sul muro, ve metto. Il nome vostro. Esatto. Dieci su dieci. È buona? Mamma mia. Porco demonio. La madonna. Butto via. Lì. Un po' troppo forte, no? No. Questo va così, va. Anzi, a me mi piace di più. Vuoi rimanere con me fin quando non finisco la ruota? Se vuoi, sì. Con tutto il rispetto, ma ti posso dare 30 euro per un giro di ruota? 30 euro per... ma... per supportare il canale, c'è anche questa opzione. Non è per... non siete obbligati, cioè non è che io obbligo la gente a donare. Questo esatto. Va fatto per supportare il canale, per supportare me, Enrico, le live di cucina, per fare la spesa, per fare tutto, ecco. Se uno ci vuole supportare. Ma va bene pure 3 euro, Cioè, per me se uno dona 200 euro, 300, 400, 1000... per me c'è lo stesso valore di uno che dona 3 euro. Quindi. Eccolo! Sefiai! Primo giro riscattato della ruota del Monte Civerto. È una madonna! Due giri! Oh! Piano! Stiamo a 11, Piano, porca troia! Come 11? Non so quanti giri. Porca troia. Io questo piatto sinceramente l'ho trovato molto delicato. Mi è piaciuto tanto. Tu fa. Ma te, ma se volessi, ma... Oh, ancora! Ma dai, su! Che cazzo. Quanto che siete scappolo per due? No, impossibile. Ogni volta che lo dici ti scappa, non so quando ti possa convenire. No, è impossibile. C'è un pedale che stoppa. Te lo stacco. Voglio vedere se lo utilizzi. Voglio ridere se lo utilizzi, guarda. No, sto scherzando, non ci stanno pedali, tranquilli, non ci stanno pedali. Un altro ancora! Ma 300.000 punti, quanto ci vuole per accumularli? Non ce l'ho neanche io 300.000 punti. Ce ne ho 150, poche meno. 1000. Sì, Daxi, yes, però come ti ripeto, preferisco 30 euro se devi donare 40 euro, capito? Fai direttamente 40, sì, perdona. Però se vuoi donare sub, donali, per me è uguale. Grazie, Martin, wow. Oltre il fatto che con 10 sub aumenta la metà del tempo, quindi... Appunto, 10 sub aumenta di 25 minuti, 40, se devi donare 40 euro, 40 minuti, quindi...
Vabbè. Ognuno fa quello che può. Per me è uguale. Comunque, dicevamo, la mia bevanda preferita? Il vino. No, sto scherzando. Ma non sei astemio te, appunto. Appunto. No, no, io non ho mai bevuto, Ri. Zero. Mai bevuto, mai fumato, niente, zero, pulito. L'unica cosa che... Esatto, quello mi piace, porca troia, Ri, quello c'è. Qualche... No, sto scherzando. Niente, no, quello mi piace davvero, Ri. Qualche spolverata di cacio. Che intendi con spolverata di cacio? Che? Sulla pasta. Sì, sì, pure quello ah, è vero. Ah, ok, ok. Sì, okay. Io avevo capito un'altra polvere perché. No, no, no. La no. Level up, la level up. La avevo capito la cocaina. Anche quella. No, si è mai visto nell'ambito della cucina qualcuno che usa la cocaina? Ma per carità, e quando bocco più sulla cucina. In no, quella lo... cucina? Io sono super preciso sulla cucina. Tutto preciso. Come quale? Io se che va come tutti gli ingredienti, tutto precisi per il giorno dopo. Io alla sera, prima che vado a dormire, sono l'ultimo a abbandonare la cucina, dove sulla cucina, sul tavolo della cucina, c'è l'esposizione dei prodotti, dalla porta lì a qui, tutti in fila, preparati. Sedano, carota, cipolla, prezzemolo, aglio. Ah, ok. Tutto. Sai qual è la cosa che mi faceva più incazzare quando c'avevo i collaboratori? Che loro, gli avevo fatto una lista dei 20-30 robe da fare, no? 23 magazzatelle, per esempio, spegnere l'aria condizionata, mettere a caricare le cuffie, mettere a caricare i microfoni, fare quello, cioè cose basilari, una lista. E io ogni volta dovevo sempre ricontrollare sta lista e a volte si dimenticavano una marea di robe. Bello. C'è una cazzo di lista scritta? Eh? È scritta la lista, non è mentale. Sì, ma ce l'ho ancora la lista, cioè fa ridere, non è... No, dico, non è che ti devi ricordare te, c'è scritto. Me la vai a prendere, aspetta, passo io. Ah, ecco, la prendo per io. Eccola. Aspetta, che c'è qua dietro. Ah, ok, ok. Ah. Allora, questa qua è la lista delle cose che dovevano fare. Posso leggere? Sì, sì. Accendere i due PC, accendere luci postazione gaming 398, che so queste lucette che sta scritte qua. Esatto. Poi accendere i due faretti sopra i monitor della postazione gaming, che so quei due fari per la luce. Sì, o due pulsanti. Più batteria faretto cucina, che è questo qua. Staccare i cuffie col cavo bianco e metterle sopra la postazione da gaming. Cavo bianco, queste qua, ok. Staccare il microfono wireless con... Sì, quello che togliere. Wireless Go 2 e metterlo sopra la postazione da gaming. Ok. Sì. Accendere il ricircolo d'aria. Ah, ok, ricircolo d'aria. Accendere condizionatore a 23 gradi automatico. Accendere purificatore d'aria. Controllare il livello di acqua dell'umidificatore e settarlo a low quando la stanza ha raggiunto 60% di umidità. Accendere pulsante luce 7. Ma è difficile come roba? C'è scritto! Cioè, è scritto. Questo fatto. Non è difficile, c'è scritto, non è che ti devi perché... ci metteva una marea di tempo. L'unica cosa è che non c'era la voglia, secondo me. E si scordava. Come cazzo fai a scordarti che c'è scritto? Lo so. Vabbè. Rifacevo tutta la lista, questo non hai fatto, questo no, questo no. Mettere dentro la cam della cucina, accendere la cam streaming principale. Dai. Ciao bene, no. Mamma mia. Andiamo avanti, dai. Ambrogio 2.0 ci ho avuto dentro casa, ragazzi. C'è un cazzature, porco Dio, guarda. Tecnicamente l'ambrogio dovrebbe essere già preparato. Comunque, Ri! Facciamo un attimo un saluto finale. Sì, sì, sì. Leva questo perché qui non ci sta bene. Madonna, San Vito. Quello che ho passato io, guarda. Ma lascia perdere. Allora, Ri, vieni qua, spegni, qua. Allora, Ri, questo piatto è giunto a conclusione. Vuoi fare un saluto? Vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere qualcosa a sto piatto magnifico? Per me è stata una cosa deliziosa. Luculliana. Se non sapete che significa luculliana... Ne vuoi ancora? No, non faccio più. Che cazzo fai? La chiusura dello spettacolo. Bellissimo. Non è mai poco. Rifacciamo la torta con la panna come l'altra volta? Facciamo? Che? Che se ci sei piccato la faccia dentro la torta? Fate pure io, che cazzo stima. Ci vediamo su Twitch domenica. Ciao belli.
Ok, a posto. A posto? Sì. Puzza un po' di merda. Meglio. Vabbè, andiamo.